Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video della mia nuova rubrica Interagisco con voi. L'argomento di oggi è quello là che sta agli occhi di tutti. Chi vincerà la Supercoppa italiana? Andiamo ad analizzare queste due squadre, la Juventus, la nostra acerrima rivale. Quando affrontiamo la Juventus l'adrenalina va a mille, c'è l'obbligo di vincere. E l'anno scorso non è accaduto, né in casa né in trasferta, però abbiamo vinto la Supercoppa e quindi c'è questa piccola antipatia verso di loro, anche se io ho amici juventini, sono simpatici, però ovviamente quando si avvicina Juventus-Napoli o Napoli-Juve c'è sempre quel piccolo punzecchiarsi, ma sono cose naturali, penso. Comunque, la Juventus quest'anno ha rifondato perché perdere tre pezzi da 90 con personalità e con quella qualità è difficile sostituirli, ma la Juve li ha sostituiti molto bene. Dybala, Mandzukic, Rugani, che è un grande difensore, Khedira, campione del mondo. E in questa Supercoppa la Juve dovrà fare a meno di Morata, di Khedira e di un altro o altri due. No, no, non mi sfuggono i nomi. E quindi giustamente la Juventus la danno sfavorita sia nella partita di oggi che nello scudetto. Per quanto riguarda me, non è così. Passiamo alla Lazio, l'altra finalista. La Lazio è la squadra che ci ha sbattuto fuori dalla Champions, ci ha sbattuto fuori dalla finale di Coppa Italia, gli mortacci vostra. La Lazio ha perso tutte le amichevoli estive, ovviamente le amichevoli non valgono un cazzo, avete ragione, e ha fatto un mercato basato sui giovani. E su questi giovani giustamente c'è una bella incognita, perché rispetto al campionato da dove provengono, la Serie A è nettamente diverso, almeno credo. E ditemi la verità che quando avete letto Milinkovic-Savic stavate pensando a uno scambio tra Fiorentina e Anderlecht. Dite la verità. E comunque, il mio pronostico per questa partita, e vi rinnovo la domanda: chi vincerà la Supercoppa italiana oppure Money Cup, come ha detto giustamente Dani Orgoglio Gobbo e come lo abbiamo detto tutti anche a dicembre? Per quanto riguarda me, la vincerà la Juventus. Mi aspetto una partita combattuta, una partita cazzuta. Aspetto un 3-1 per la Juventus. O un 2-1 ma molto combattuto. Comunque, questo è il mio pronostico. Il vostro qual è? Aspetto le vostre risposte. Un'ultima cosa, forza Napoli. Ciao io.